Il centrodestra ha predisposto una mozione che andava a sospendere l'iter dell'autorizzativo per il biodigestore di Force che si trova ad Ascoli Piceno. Quindi noi abbiamo colto la palla al balzo per associare a quella mozione un ordine del giorno per sospendere tutti gli iter per i biodigestori che si trovino nella stessa situazione di Force, perché secondo noi è giusto che la regione usi lo stesso metro di giudizio per tutti i territori, quindi non usi assolutamente due pesi e due misure. Ci aspettavamo sinceramente che fosse accolta positivamente, visto che proprio abbiamo ripreso esattamente le stesse parole utilizzate nella mozione del centrodestra. Quella del centrodestra è stata approvata, questa qui, che avrebbe riguardato anche naturalmente la nostra provincia, invece è stata respinta con un parere negativo da parte dell'assessore Aguzzi, che ha detto che il dispositivo non lo convinceva troppo. Quindi a quel punto ho detto, se non trova, no, la sua condivisione il nostro dispositivo, che è uguale al vostro, bisognerà avere dei dubbi anche sulla mozione, insomma, bisognerebbe avere dei dubbi anche sulla mozione del centrodestra. Capitolo biodigestore, si è parlato di quello di Forza, ma si sta parlando ormai da diversi mesi di quello di Vallefoglia, soprattutto per la provincia di Pesaro Urbino. Un biodigestore anche di grandi dimensioni, da 105.000 tonnellate. Il pensiero anche del Movimento 5 Stelle su questo aspetto? Guardi, io sono stata una delle prime a parlare del biodigestore quando ero in campagna elettorale per le amministrative di 2 anni fa. All'epoca si riteneva che Fano avrebbe dovuto ospitarlo, insomma, quindi contrariamente ai miei competitor, io proprio nel mio programma elettorale avevo inserito una parte proprio sul biodigestore, perché noi come Movimento 5 Stelle crediamo nell'economia circolare, quindi gli impianti sono necessari. E all'epoca avevamo individuato dei paletti, naturalmente, per poter prevedere che nascessero dei biodigestori nel nostro territorio, paletti che poi sono stati condivisi anche dal movimento provinciale, quindi sono diventati, diciamo, nel tempo i baluardi della nostra azione politica. Quindi sicuramente non bisogna consumare suolo. All'epoca io avevo parlato della discarica di Monteschiantello, appunto, che si trova nel territorio comunale di Fano. Bisogna che sia informata e che sia una scelta partecipata dalla popolazione. Purtroppo questo non sta avvenendo, tant'è che sta nascendo un fortissimo dissenso anche da parte dei comitati, dei cittadini di Vallefoglia. Non deve assolutamente essere sovradimensionato, invece noi pensiamo che il biodigestore che vuole realizzare Green Factory è di 105.000 tonnellate. Tra l'altro esiste nel nostro territorio anche un'altra richiesta, parlo del progetto di Feronia che si dovrebbe realizzare a Varchi, di 70.000 tonnellate. Quindi capiamo bene che praticamente già soli questi due impianti coprirebbero i 2/3 dell'intero fabbisogno regionale. Quindi siccome ci sono degli incentivi statali, stanno nascendo a libero mercato, quindi senza una regia pubblica, richieste di costruire questi biodigestori, ma non è pensabile che ci siano abbastanza rifiuti nei nostri territori per alimentarli. Quindi la cosa che ci preoccupa qual è? Che i rifiuti devono essere importati da fuori regione. Quindi sicuramente stop al sovradimensionamento, invece il progetto di cui lei mi ha chiesto è almeno il doppio del nostro fabbisogno provinciale. L'altra questione molto delicata è che questi impianti costruiti e gestiti a libero mercato non hanno un controllo analogo, un controllo del pubblico. Quindi noi abbiamo insistito tantissimo perché ASET entrasse con quote maggioritarie all'interno di questa società, e come lei sa benissimo dalla stampa è già in atto una grossa polemica tra il Comune di Fano, ASET e Marche Multiservizi, no? Proprio questione di strettissima attualità. E quindi la situazione non è rosea, noi siamo contrari a questo tipo di progetto, non ai biodigestori in generale, che, ripeto, sono assolutamente necessari.